Siamo nel lontano 2007, quando la Valve Software fece uscire Portal, quella che doveva essere una semplice mod per il ben più famoso Half-Life 2. E se non sapete cos'è Half-Life 2, per amor di Dio, sparatevi nei calcagni e buttatevi da un ponte. Del titolo, sinceramente, me ne fregò molto poco, nonostante molti lo avessero osannato come un qualcosa di mai visto prima, ma 4 anni dopo mi decido a fare la mia mossa e lo compro, incuriosito da alcuni amici che lo avevano elogiato come una specie di capolavoro videoludico. Messe le mani sul gioco e partendo con non poca diffidenza, inizio la storia e piango lacrime di pura gioia. Tutto del gioco, ogni suo singolo fottuto elemento, mi piace alla follia. Adoro il laboratorio della Percur, adoro quella figa di sparaportali con cui ho passato un botto di tempo a cazzeggiare, a suicidarmi. Ho adorato la protagonista di cui non sappiamo niente se non che Dio non le ha donato il potere della parola. Mi sono totalmente innamorato di quella pazza maniaca di GLaDOS. Aveva quella voce dannatamente sexy e allo stesso tempo spaventosamente priva di emozioni. Alternava discorsi interessantissimi ed altri completamente folli, con frasi che mi sono rimaste nel cuore per anni. The Cake is a Lie ruota ancora nella mia mente in un turbinio di ricordi, tra lacrime che mi scendono dagli occhi, bava che mi cola dalla bocca e sperma che mi esce dal. Sono totalmente rimasto ammaliato dallo humor nero come il catrame che questo portal sprizzava energeticamente da tutti i pori e dal suo essere un gioco che finalmente ti costringeva a ragionare. Perché se non ti ci mettevi col cervello, col cazzo che andavi avanti, c'erano sezioni difficilissime in cui ci si poteva restare bloccati anche per interi quarti d'ora. E così l'ho giocato, l'ho divorato e l'ho finito in sole 3 cazzo di ore. Ma come osate, maledetti demoni di Satana? Come osate creare un gioco così dannatamente bello che dura così fottutamente poco? Poi però, ecco che arriva la benedizione divina e scopro che oltre a Portal è già uscito anche Portal 2. Per il bene della vostra sanità mentale, eviterò di dire quello che successe nei 13 minuti successivi. Ma sappiate che dopo quell'evento il termine minaccia nazionale assunse nuove definizioni. Ma poi mi blocco. Ho paura. E mi pongo quella domanda che nessun videogiocatore dovrebbe mai porsi. E se poi non è all'altezza? Il primo Portal è un capolavoro inimmaginabile. Chi mi dice che questo Portal 2 non sia solo un espediente per metterla in culo a tutti i fan del gioco? Possibilità non proprio remota se si considerano tutte le software house che ci marciano sopra da anni con questo espediente. Alla fine però mi faccio coraggio, tiro fuori i soldi dal portafogli, scarico il gioco da Steam, aspetto mezza giornata perché la mia connessione è una merda, lo installo e lo inizio. Dio grazie! Cominciamo con una precisazione molto chiara e semplice. Portal 2 non è un bel gioco. Portal 2 è un capolavoro nel panorama videoludico di inarrivabile splendore. E tutti coloro che non hanno apprezzato questo titolo, motivando il loro disgusto con il fatto che Portal 2 è un FPS dove non si spara, meritano solo di bruciare tra le fiamme di un qualche vulcano attivo. Portal 2 inizia esattamente come iniziò il primo Portal. Alla Capsum, con noi che ci svegliamo in una stanza senza capire cosa diavolo sia successo. Sono passati diversi anni da quando abbiamo finito il primo Portal e per tutto questo tempo abbiamo dormito in uno stato criogenico. Qui faremo la conoscenza di un nuovissimo personaggio, tale Wheatley. Una sottospecie di testa robotica logorroica e rincoglionita quanto una sardina scaduta. Now you've been under for quite a lot longer and it's not out of the question that you might have a very minor case of serious brain damage. But don't be alarmed, all right? Although if you do feel alarmed, try to hold on to that feeling because that is the proper reaction to being told that you've got brain damage. Ti conosco da soli 5 minuti e voglio già avere dei figli con te. C'è poco da fare. Questa testa da ciclope è un vero capolavoro di caratterizzazione. Ogni sua frase è fantastica, ogni sua esclamazione è perfetta per la situazione in cui ci si trova. O magari è l'esatto opposto, quello che dice alle volte non c'entra assolutamente una mazza con quello che sta avvenendo su schermo. Nonostante ciò, il tutto funziona comunque in maniera magistrale. Però bisogna ancora capire bene cos'è Portal 2, su cosa si basa questo gioco. Portal 2 è un FPS dove si spara poco, o quantomeno questo è quello che penserebbe chiunque non conosca già il gioco. Portal 2 in realtà è un videogioco facente parte di quella tipologia videoludica che è l'esatto opposto di un FPS. Se infatti in un COD o Battlefield o quel che vi pare, voi prendete il controller e spegnete completamente in maniera del tutto automatica il cervello, c'è proprio un impulso che vi dice: ah, ok, sta giocando in FPS, e poi tutto quello che ci sta qua dentro muore tristemente. Con Portal voi sarete obbligati a fare l'esatto opposto, vi ritroverete letteralmente costretti ad utilizzare la vostra materia grigia per
proseguire nel gioco e dovrete anche utilizzarne parecchia. Tutto il gioco, definibile come un puzzle gaming in prima persona, si compone di decine e decine di puzzle, molti dei quali veramente bastardi e tutti incentrati su una particolare arma, la Portal Gun, o sparaportali che nel gioco spara dei portali. Effettivamente il gioco è tutto qui. Voi sparate fino ad un massimo di 2 portali per volta al fine di superare i diversi livelli. Ringrazio Dio onnipotente che posso inserire espressioni di gioco, perché di quel che ho detto io non avrete capito una mazza, mentre con un video di 13 secondi avrete già compreso tutto quello che bisogna sapere. Mi sento inutile. Guardandolo così, il tutto potrebbe sembrare una palla allucinante. Spara 2 portali e vai avanti. Varietà! Ed effettivamente questo è il motivo per cui ci ho messo 4 cazzo di anni a giocare il primo Portal. Ma nonostante ciò, Portal 2 è sorprendentemente innovativo, e non solo nel senso che l'idea dei portali spazio-dimensionali non era mai stata utilizzata, ma anche per il fatto che ogni 10 minuti ci vengono letteralmente tirati in faccia nuovi elementi di gameplay. E se prima avevamo solo la spara portali, in italiano ha veramente un nome del cazzo. Ecco che subito arrivano le sfere di energia che non bisogna toccare, i gel che aumentano la tua velocità o l'altezza raggiungibile saltando, le torrette che cercano di farti un culo grande quanto una casa, e così via, fino a quando tutte queste aggiunte non si uniscono a creare livelli incasinatissimi dove veramente bisogna spremere le meningi. Ci sono state situazioni in cui sono rimasto bloccato anche per 30 minuti buoni nel tentativo di riuscire a trovare una soluzione ai diversi enigmi, considerando però il fatto che ho il quoziente intellettivo di una nocciolina. Questo gioco non funge. Fortunatamente per tutti noi, anche la trama e i personaggi sono di altissimo livello, e la cosa è piuttosto strana visto che il tutto si potrebbe riassumere in un super test per fuggire dall'edificio. Ma in realtà la storia del gioco è estremamente più complessa di quello che potrebbe sembrare. Diciamo che è strutturata in maniera simile a quanto visto in Dark Souls. La storia non ci viene spiegata in maniera diretta, siamo noi che dobbiamo scoprirla, e possiamo farlo solo guardandoci intorno ed esplorando l'enorme struttura di contenimento in cui ci troviamo. Moltissime spiegazioni, ad esempio, ci vengono date attraverso i numerosissimi graffiti fatti da altri ex sopravvissuti, i quali spesso e volentieri raccontano intere sottotrame davvero interessanti ed intricate. C'è da dire che in Portal 2 la trama ha un ruolo molto più importante di quanto non fosse per il primo capitolo, e difatti qui sono state aggiunte numerosissime sezioni in cui poter scoprire importanti elementi della storia, come ad esempio tutta la parte in cui si fa confidenza con i gel sperimentali degli anni 50-60, che sono un modo per raccontarci la nascita dell'Aperture Science. La parte finale del gioco, poi, è un continuo crescendo di pura epicità che si concluderà con una scena mozzafiato e incredibile, qualcosa che io, da videogiocatore, non avevo mai visto in un videogioco. E scusatemi se poco, che tra l'altro credo che Portal 2 sia stato il primo gioco della storia in cui ho voluto volontariamente guardare tutti i titoli di coda per potermi ascoltare la colonna sonora. Per quanto riguarda i personaggi, non ci sarebbe neanche bisogno di sprecar parole per spiegare quanto siano tutti semplicemente fantastici. Wheatley è la rappresentazione metaforica di un bambino di 3 anni con in mano un'arma di distruzione di massa. Vi farà morire da ridere, ma allo stesso tempo non gli ci vorrà niente per farvi incazzare come non mai. Abbiamo poi lei, di cui non possiamo dire praticamente niente, se non che probabilmente è la sorella del dottor Freeman. O cascasse il mondo, scoppiasse la terza guerra mondiale, esplodesse una bomba atomica sotto il suo letto, non la sentiremo mai e poi mai aprir bocca. E paradossalmente tutti l'adorano. Non voglio approfondire questo personaggio perché su di lei si potrebbero sprecare ore ed ore, ma qualsiasi cosa dicessi comporterebbe spoiler di proporzioni inimmaginabili. E poi c'è lei, GLaDOS, il robot killer sociopatico con la voce da prostituta più rassicurante della storia. C'è veramente poco da fare, GLaDOS è molto probabilmente il personaggio videoludico meglio caratterizzato da qui al 1920. È una stronza che non farà altro che insultarvi in tutti i modi possibili, sfruttando sempre un geniale e raffinato humor nero di una pesantezza incredibile, ma nonostante tutto vi conquisterà, mostrandovi un lato di lei più umano, più comprensivo e sensibile. Poi voglio dire, ad un certo punto tutta la sua essenza viene trasferita in una patata. E c'è questa fase di gameplay strepitosa in cui ci porteremo dietro GLaDOS sotto forma di patata, che non la smetterà di incolparci per quello che è successo.
È il gioco della vita! Infine bisogna spendere qualche parolina anche per il multiplayer di Portal 2. E le mie orecchie odono già orde di persone chiedersi una componente multiplayer in un gioco come Portal 2 in un puzzle gaming? Ma che cazzata è? Ed effettivamente è quello che mi sono chiesto anche io. Sicuramente vi ricorderete le decine di volte in cui ho espresso il mio odio profondo per questa mania di voler mettere l'online in qualsiasi gioco. Ok per titoli come COD dove l'online è il fulcro di tutto, è il cuore del gioco. Ma che cosa c'entra un deathmatch a squadre in un videogioco come Dead Space 2 o Uncharted 3 per dire? Esatto, non c'entra un cazzo! E già temevo l'orrore per Portal 2, il mio cervello mi faceva vedere immagini terrificanti di 6 giocatori contro altri 6 che si sparano decine di portali per eliminarsi l'un l'altro. E invece nulla di tutto questo, visto che il multi di Portal 2 è un'ottima coppa a due giocatori nella quale dovrete completare altre camere test. Cazzo, è fantastico! Già era un inferno quando c'erano di mezzo due portali, immaginate che casino ora che ce ne sono 4! La difficoltà di alcuni di questi livelli coop raggiunge traguardi inauditi. Cooperare con il vostro compagno sarà l'unico modo per avanzare nei test che vi ritroverete ad affrontare, con alcune camere che vi porteranno ad eseguire decine di azioni in rapida successione, una dietro l'altra, cercando di coordinarvi col vostro amico. Proprio per questo vi consiglio innanzitutto di giocare a questa modalità, perché non farlo vorrebbe dire privarsi di metà dell'esperienza complessiva. Ma soprattutto dovrete giocarla con un amico con cui poter parlare, perché altrimenti tutta la questione della coordinazione va bellamente a farsi fottere. In conclusione ragazzi, per amor del cielo, compratelo. E non lo dico soltanto perché è un bel gioco, ma perché è anche qualcosa di diverso. Per carità, va benissimo mettersi lì seduti a sparare contro 10.000 soldati, a saltare tra i tetti assassinando un nemico dietro l'altro, o a tirare il fatidico calcio del pallone che vi porterà a vincere la partita. Ma ogni tanto bisogna anche mettersi alla prova con qualcosa di diverso, con qualcosa che sia, sì, difficile ma anche stimolante e soprattutto divertente. E Portal 2 in tal senso è perfetto. Punto.